Ciao ragazzi e bentornati qui su SW Design. Quest'oggi vedremo la recensione di questo Tamron 7300 versione stabilizzata, quindi la versione VC. Innanzitutto mi scuso in anticipo per l'audio perché è la prima volta che sto utilizzando questo microfono wireless, quindi non so, so che la qualità è buona, però non so come registrerà visto che è un po' staccato dalla mia bocca. Comunque, iniziamo subito con questa recensione. Partiamo subito con i pro e i contro, perché è il clou della nostra recensione, e devo dire che come pro di questa lente, devo dire la nitidezza. È il primo pro che è ciò che ce lo fa acquistare, tra l'altro, perché è una lente veramente nitida, è nitida veramente a tutte le focali, anche a 300 mm, sacrificando un po' di luminosità, ovviamente, ma come tutti gli obiettivi a lunga gittata, diciamo, a lunga focale. La robustezza devo dire che è veramente ottima, è ben costruito, come vedete non traballa, non ha scricchioli, non ha nulla di nulla. Il paraluce, guardate, è veramente solido, quindi vi permette di tenere ben sicura la lente frontale del vostro obiettivo. In più la cosa più, diciamo, che ci fa desiderare questo obiettivo è lo stabilizzatore. Esistono due versioni di questo obiettivo, con e senza stabilizzatore. La versione senza stabilizzatore costa all'incirca 100-120 euro ed è una versione economica che più o meno i neofiti della fotografia tendono ad acquistare perché, vedendo il prezzo basso e contando che lo stabilizzatore può anche non servire se si utilizza su cavalletto, i neofiti vanno a comprare quella versione. La differenza purtroppo non sta solo nello stabilizzatore, ma sta anche nella nitidezza. Questo obiettivo veramente fa la differenza e riesce a tenere testa diciamo al maggiore, che in questo caso, visto che io sono su Nikon, è il Nikkor 7300DR, che veramente su un confronto sia su carta che su specifiche video o comunque fotografie comparate, la differenza è veramente minima, è comunque solo a massimo focale, quindi a 300 mm. La versione quindi VC è la consigliata per coloro che tendono a prediligere più nitidezza, perché rispetto alla versione non stabilizzata ha più qualità, ha meno aberrazioni cromatiche e lo stabilizzatore appunto fa la sua differenza. Qual è la differenza nello stabilizzatore di questa lente? Questa lente ha uno stabilizzatore particolare, ovvero riesce a stabilizzare immagini veramente difficoltose. Mi spiego meglio, vi metto anche qualche immagine mentre parlo, che ho registrato io. Praticamente con questo stabilizzatore riusciremo a fare filmati a 300 mm, quindi a focale massima, senza utilizzare cavalletti, perché la stabilizzazione è veramente estrema di questo obiettivo, ci permette di far sembrare la nostra mano molto ferma anche a 300 mm. Tutto ciò però sacrificando un po' di versatilità nell'utilizzo, e lo vedremo nei contro, perché anzi, se state guardando il video forse ve ne starete accorgendo, perché quando io muovo la lente in maniera, diciamo, lenta, l'obiettivo, la focale viene strattonata, l'inquadratura viene strattonata. Voi magari vedrete come se io stessi facendo in questa maniera, avete visto prima, mentre invece io stavo muovendo l'obiettivo lentamente. Questo perché? Perché lo stabilizzatore è talmente estremo che si aggancia a un'immagine, e quindi se noi spostiamo leggermente la nostra fotocamera, la riconosce come movimento, come vibrazione, e quindi l'immagine non cambia. Fino a che la fotocamera non si è mossa troppo, quindi la lente non riesce più a inquadrare quell'oggetto a cui si è agganciato, quindi passa al successivo e quindi scatta all'altro. Quindi diciamo che questo è un po' un difetto di questo stabilizzatore. Ovviamente, se volete fare risultati professionali, non utilizzate un cavalletto, quindi disabilitate lo stabilizzatore. Un altro pro di questa lente è sicuramente il focus override. Cos'è il focus override per coloro che non lo sanno? Semplicemente è questa ghiera di messa a fuoco
che praticamente, come vedete, gira all'infinito. Perché? Perché anche con la messa a fuoco attivata, che si attiva tramite questo slider, vedete, abbiamo lo slider, il selettore messa a fuoco, il selettore VC, quindi stabilizzatore ottico. Anche attivando la messa a fuoco automatica, noi possiamo rifinire la nostra messa a fuoco a mano. Questo perché? Innanzitutto, se l'obiettivo soffre di front focus o back focus, possiamo accorciare, possiamo rifinire a mano. Poi, siccome riesce a zoomare molto, possiamo magari, che so, fare un insetto a distanza, anche se non è un macro, ma possiamo fare un insetto a distanza, magari l'insetto si sposta poco poco, anziché riprendere la messa a fuoco, noi possiamo aggiustarla manualmente, leggermente anche, cose che magari l'autofocus non riesce a fare, che magari il punto che vogliamo mettere a fuoco è veramente minimo e l'autofocus non se ne accorge, a meno che non abbiamo chissà quanti punti di autofocus nella nostra reflex, invece a mano risolviamo. Un altro motivo per il focus override può essere, ad esempio, se dobbiamo, che so, scattare una foto a un uccello lontano e poi qualcosa di vicino subito, possiamo girare subito noi a mano, anche se comunque devo dire che l'autofocus di questa lente è veramente, veramente velocissimo. Non riusciamo a mettere a fuoco una zona lontana e una zona vicina veramente in pochissimo tempo, perché questo qua, questo obiettivo ha l'autofocus ultrasonico silenzioso. Ovviamente, quando dico ultrasonico e silenzioso, ciò che voglio dire è che anche se giriamo la ghiera o comunque si mette a fuoco, non c'è nessun barilotto che si allunga o si gira, e questo è una cosa buonissima perché l'interno è il focus. Quindi non abbiamo un barilotto fisico che si gira, si muove, eccetera, ma è tutto interno. E questa è una cosa veramente ottima per una lente. Infine, l'ultimo pro che vi voglio dire, e dopo ricapitolo tutti i pro, è che questa qua, pur costando 340 euro circa, euro più, euro meno, questa lente, è una lente full frame. Quindi, anche se voi avete una fotocamera super costosa, che so, una full frame, una D610, una 7D, che so, una 5D Mark III, una D800 o D810 per Nikon, voi potrete utilizzare lo stesso questo obiettivo, perché è un obiettivo full frame, e vi assicuro che non ve ne pentirete, perché fa veramente il suo sporco lavoro. Non ho detto ovviamente le caratteristiche tecniche. È un 70-300 f4.56, quindi f4.70, f5.6 è il minimo a 300 mm. Pesa all'incirca 767 grammi, quindi è pesantuccio. Messa a fuoco ultrasonica, autofocus con focus override, stabilizzatore crepitoso, veramente da provare. Quindi, ricapitolando i pro, abbiamo la solidità e la robustezza del corpo di questo obiettivo, paraluce compreso, che viene fornito comunque in confezione. Nitido anche a 300 mm, sacrificando un po' di luminosità. Lente full frame, autofocus override e stabilizzatore ottico veramente strabiliante. Passiamo ora ai difetti che ho riscontrato, difetti che comunque sono sorvolabili perché diciamo che sono delle peculiarità che per una lente di questo prezzo non è normale non trovare, diciamo, o comunque sono cose diciamo normali. La prima cosa che voglio dirvi è la pesantezza. Ovviamente tutta questa robustezza, tutte queste funzioni, eccetera, pesano. Abbiamo detto sono 767 grammi circa, letto su scheda tecnica, non l'ho pesato sinceramente, ma comunque si sente che è ben pesante. Se non utilizzate un cavalletto ben stabile e avete l'inquadratura in diagonale, il vostro cavalletto scende. Io ho un Manfrotto di quelli nella fascia sui 100 euro e vi assicuro che lo tiene, però se lo tengo per lunghi periodi in diagonale, dopo un po' tende a cedere. Ed è una cosa totalmente normale per quel cavalletto e totalmente normale per la robustezza di questa lente. Purtroppo non è una lente leggera. Il secondo difetto è la nitidezza a 300 mm. Prima ho detto sì che la nitidezza è buona anche a 300 mm, però sacrificando un po' di luminosità. Cosa voglio intendere? Intendo dire che
A 300 mm, per avere la nitidezza massima, quindi il sweet spot di 300 mm, è purtroppo F11. F11, beh, se scattate foto di giorno ad animali è ok, ma se siete con una condizione un po' con meno luce, sicuramente F11 vi darà qualche problema. Potete scendere anche F8 e avere abbastanza nitidezza, ma F5.6 l'immagine in crop è veramente impastata. Quindi, se dovete fare riprese o non riprese, foto in ambienti bui, a 300 mm F11 è un po' sconsigliato questo obiettivo. Il Nikkor, se non sbaglio, bisogna chiudere a F8, quindi siamo sempre là. Non è che cambia molto tra il Nikkor e questo, però uno stop è sempre uno stop. Quindi dovrete contare sulla tolleranza ad alta ISO della vostra fotocamera se siete in ambienti bui a 300 mm. Io l'ho provato in alcuni sport, ho fatto alcune foto in una gara di offshore di giorno a 300 mm, è veramente spaventosamente nitido per quanto costa. Non l'ho provato ancora in ambienti sportivi perché sto aspettando che inizia il campionato di basket della mia città per fare qualche foto nello stadio, diciamo, da basket con questo obiettivo. Sono sicuro che non uscirà nulla di grave, di spaventosamente brutto, perché la D5100 fino a 1600 ISO dovrebbe garantirmeli perfettamente, ma comunque in ambienti bui non ve lo consiglio più di tanto, ve lo consiglio solo per qualità-prezzo. Il terzo difetto che vi voglio raccontare, diciamo, per la mia esperienza con questo obiettivo, riguarda lo stabilizzatore. Anche se prima l'ho elogiato veramente tanto, devo dire che lo stabilizzatore non solo è fastidiosamente scattoso, direi. Scattoso, come ho detto prima, significa che se io sto inquadrando qua e poi sto facendo un video e quindi voglio spostarmi leggermente, magari per rispettare la regola dei terzi e mettere il soggetto un po' più a destra, non posso, perché una volta che lo stabilizzatore ha agganciato il mio soggetto, ad esempio al centro, se mi muovo a destra non succede assolutamente nulla. Se lo muovo un altro poco, ottengo uno scatto che mi sposta tutta l'inquadratura di bozza e quindi nel video finale ottengo la scena mossa a scatti. Quindi diciamo che lo stabilizzatore per fare video andrebbe disabilitato. Per quanto riguarda fo le foto invece, se siete nella caccia fotografica può darvi un po' di problemi per il rumore, perché fa veramente molto rumore. Vediamo se riesco a farvelo sentire appoggiandolo al microfono. Vediamo un po'. Praticamente ciò che sentite nello stabilizzatore, o meglio nella vostra fotocamera, è un rumore metallico come se stanno sfregando degli ingranaggi. E non penso che sia un obiettivo, cioè non penso sia un difetto di questo esemplare, ma penso che sia proprio così, perché ho letto anche altre recensioni e dicono che lo stabilizzatore è rumoroso, quindi penso che riferiscono anche a questo rumore. E in più, quando la stabilizzazione viene corretta in tempo reale, in real time, si sente la fotocamera un po' scattare, cioè si sentono come se vengono dati dei colpetti in questa maniera. E non tendono a spostare la fotocamera, però diciamo che forse del micromosso lo generano, quindi bisogna scattare quando lo stabilizzatore ha stabilizzato bene l'immagine e quindi sta fermo. Mi è capitato solo una volta, ora ce l'ho da molto tempo, da molti mesi, mi è capitato solo una volta di scattare una foto mentre lo stabilizzatore stava regolando la stabilizzazione e la foto è uscita mossa. Quindi è rarissimo come caso, però a volte la scattosità e la rumorosità di questo stabilizzatore ci fanno pentire di averlo attivato. Anche se ovviamente, come vi ho detto, a 300 mm riuscire a beccare un qualcosa di in movimento, senza panning, senza nulla, ma al volo, con questo stabilizzatore è possibile. Quindi vi garantisco che è una cosa ottima. Infine, l'ultimo, diciamo, difetto che ho trovato, riapro tutto quanto l'ambaradan qua. L'ultimo difetto che ho trovato è la ghiera delle focali. Praticamente, se io sono a 300 mm e voglio scendere a 200, guardate, guardate quanto è pesante con due dita. Sto facendo più forte che posso, guardate. Poi
poi da 135 in giù va liscio. Ciò significa che se io sto inquadrando un qualcosa di lontano e voglio scendere subito e fare così, non riesco perché devo spostare tutta la fotocamera, prenderlo a mano piena e girare. Questo magari nella foto va benissimo, ma nel video, se sto facendo un video a 300 come zoom e voglio allargare il campo, non riesco ad ottenere un qualcosa di fluido, considerando anche che lo stabilizzatore a mano libera mi dà quegli scatti e quindi se io sposto bruscamente l'immagine, lo stabilizzatore mi scatta, ottengo un qualcosa di mosso. La stessa cosa vale per 70 mm, se io vado a zoomare, guardate, fino a 335 ci arrivo. Dopo devo prendere a mano piena e girare, perché va forte, da 135 in poi. Questo non so se è un difetto del mio obiettivo solamente, è un pro anche perché mettendolo così, vedete, non scende, sta fisso. Quindi non è di quelli che magari scende e ci sposta la focale o cose del genere, o se mettiamo in diagonale si sposta, ok. Però è veramente molto duro da 135 in su come focali. Quindi, ricapitolando, i difetti sono la luminosità, la scattosità dello stabilizzatore, la ghiera delle focali molto... molto, diciamo, dura sulle focali molto lunghe e infine la pesantezza dell'obiettivo che non ci permette di sfruttarlo appieno su cavalletti un po' deboli o comunque ci si stanca a stare ad esempio a una partita tutto il tempo con la reflex in mano. Quindi questa qui era la recensione del nostro Tamron, vi ho fatto girare anche qualche foto scattata con questo obiettivo durante questa recensione, ne metto anche un paio qui alla fine del video. E fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se avete questa lente, se avete qualcosa da dire in contrario o a favore di questa lente, nei commenti e io vi aspetto come sempre nel prossimo video, sempre qui su SVD Channel.